questa non è una situazione, diciamo, da tutti i giorni. Ringraziando il cielo, il fabbricato sembrerebbe stare a posto, però purtroppo anche quando si eseguono degli importanti lavori come quelli che abbiamo qui accanto, queste sono situazioni che si possono determinare. Tempo fa l'ACET ha fatto delle proposte per far ripartire l'economia della città a partire proprio dalle edilizie, ma in particolare proprio sulla manutenzione straordinaria, la manutenzione delle strade, delle scuole, eccetera. Punto qual è? Ci sono tantissimi fondi che sono stanziati che purtroppo non riescono a arrivare sul territorio con i cantieri. Questo purtroppo è un dato importante, A, perché si disperdono nel frattempo dei fondi per fare una manutenzione ordinaria che non serve a niente, B, perché non si dà seguito a ripristinare realmente i manti stradali come sarebbe necessario per una viabilità più valida per il nostro comune. Dovrebbe partire a breve però un piano di manutenzione? Beh, abbiamo avuto assicurazioni da parte dell'assessore ai lavori pubblici che tra adesso il mese di gennaio e il mese di marzo partono importanti lavori. Tra via 4 novembre ci sta la Cristoforo Colombo, ci dovrebbe stare via Aurelia. Pensate, sono diciamo appalti finanziati con dei fondi del Giubileo del 2016.